Eccomi, buongiorno, ben arrivati. Oggi volevo farvi vedere come realizzare dei biscotti decorati. Aspettate che lo mettiamo un pochino più. Ecco qui. E dobbiamo fare la stessa identica cosa, però come vi dicevo è un pochino più, diciamo, dovete stare un pochino più attenti perché in questo caso non lo abbiamo i segni neri. Quindi come facciamo? Allora, sempre con il pennellino, questo a punta piatta angolare, nello specifico io sto usando in questo caso la misura il pennellino del regular painting kit e esattamente come abbiamo fatto prima, ci facciamo solo i bordi, ok? In questo modo. Così, fino a che il pennellino non è scarico. Poi questo così. E dopodiché acqua, puliamo, mi raccomando, il pennello più che possiamo e andiamo a portare verso il basso il colore, in questo modo. Così. E così. La stessa cosa la facciamo di qua. Una volta che abbiamo fatto questo, noi riprendiamo nuovamente la tempera e andando nelle parti più scure della tempera andiamo a riscurire un pochino i bordi in modo, cioè che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare distinzione tra i petali, ok? Perché altrimenti, come vi dicevo, il rischio è che poi sembri solo un'unica macchia scura. Così. Un petalo. Poi mi fermo, perché sennò diventa, come sempre, estremamente noioso e non voglio che vi annoiate. Andiamo. E a questo punto scendiamo. Ah, ho sbagliato. Non esagerate mai con l'acqua, ragazze, perché sennò poi il rischio ovviamente è che non si asciughino più. Cosa facciamo poi? Con la tempera nera e il pennellino extra fine, andiamo a fare l'interno. Quindi, allora, così, l'interno dobbiamo un po' mimare quello che è il centro, no, del tulipano, ma potete anche tranquillamente fare semplicemente dei segnetti, poi facciamo dei pallini, così, e delle striscioline che scendano giù in questo modo. Ovviamente poi proseguite in questo modo con tutti i petali. Possiamo adesso fare ancora un attimo, giusto per finire lui. Ok, con il verde facciamo il gambo e sempre col verde, magari un pochino più carico, andiamo a fare quelli che sono i peletti, diciamo così, del classici, tipici del papavero, che possiamo volendo anche scurire con un po' di nero in questo modo. Poi, sempre con il verde, andiamo a creare un po' di erbetta sulle
sotto in questo modo. Userei sempre il pennello fine, ragazzi. Ora, ripeto, ve ne ho fatto soltanto uno con questo metodo perché sennò poi diventa molto, molto noioso e mi dispiacerebbe, anche perché veramente non cambia, è sempre la stessa cosa. L'altra foglia possiamo andare a fare. Volendo potete andare anche col colorante in polvere e poi rifinire con la tempera, eh. Nulla vi vieta, anzi, col colorante verde in polvere, con un pennello più piatto, possiamo andare a dare proprio una sfumatura sotto. Così, quindi sempre colore in polvere e da sotto andiamo a creare una sfumatura in questo modo. Così. E volendo anche qui possiamo andare a inserire qualche un po' di erba, anche se andate sopra non succede assolutamente nulla, eh. Ripeto, potete fare usare anche del giallo, qualcosa, insomma. E questo è quanto, ok? Quindi cosa abbiamo fatto? Oggi vi ho fatto vedere come creare dei biscottini con un effetto, in questo caso abbiamo usato come esempio il papavero, utilizzando due stili differenti, ok? Vedete, il soggetto è lo stesso ma gli stili sono differenti. Quindi come abbiamo fatto? Utilizzando i nostri B-Stencil con ghiaccia reale nera o con ghiaccia reale bianca. Ragazzi, io vi auguro buon weekend, vi aspetto qui lunedì. Se riesco ve lo faccio, la copertura della torta, va bene? Un abbraccio, buon weekend, baci baci, ciao!